Io prima di cominciare vorrei chiedervi un minuto di silenzio per Vittorio Regoni, che come sapete è stato barbaramente ucciso ieri notte, venerdì, a Gaza. Alternativa, laboratorio politico fondato da Giulietto esattamente un anno fa, perché era il 17 aprile del 2010, quindi domani festeggeremo il primo compleanno e traremo un bilancio direi positivo delle attività che sono state svolte nel nostro piccolo in un anno di lavoro. E dentro la voragine ci sono una miriade di associazioni, di organizzazioni, di comitati, immagino che molti rappresentanti di comitati saranno anche qui stasera, e si sono moltiplicati negli ultimi anni. E che comitati in difesa del territorio, quindi in difesa dell'acqua pubblica, contro il nucleare, per la legalità, che però vivono un po' ognuno per conto proprio, nella maggior parte dei casi ti dicono è necessario soltanto unirsi e fare rete. Questa è una delle prime domande che io ti vorrei fare. Fare rete è importante, ma quanto è importante? Forse più importante è magari raccogliere forza sul territorio per diventare politicamente incidenti, per costruire qualcosa sul terreno delle istituzioni, perché se non costruisci nulla sul terreno delle istituzioni, alla fine le istituzioni rimangono in mano loro, dei soliti partiti. E tu potrai anche stare sul territorio, ma alla fine la battaglia non andrà a buon fine. Ma allora come fare? Perché parlare oggi di politica è difficile. C'è una grande diffidenza anche comprensibile nei confronti della politica, una grande sfiducia ogni volta che si parla dell'argomento. C'è chi invece si rende conto che bisogna fare qualcosa, sicuramente che bisogna lavorare in questo senso, ma anche creare qualcosa di nuovo. Però ci si scontra con un problema oggettivo: come fare, come organizzarsi, con che mezzi. Quindi alla fine magari si preferisce lavorare all'interno dei partiti e sperare di cambiare le cose dall'interno. E c'è anche un altro problema, forse il più grave di tutti, è che non si capisce veramente la gravità della situazione all'interno della quale ci troviamo a livello globale, quindi forse dovremmo allargare un po' di più il nostro sguardo sul mondo e capire che talune scelte andrebbero prese immediatamente, perché l'attuale classe politica non sarà in grado di fronteggiare la situazione di grave crisi che proprio il sistema della crescita infinita ha creato e sta creando. Quindi dovremo scontrarci molto presto con i limiti dello sviluppo, contro quella che nel manifesto di Alternative è definita la macchina distruttrice della natura, della società, dell'equilibrio psichico individuale dell'uomo. Ecco, come rispondere a questi interrogativi e qual è il ruolo di Alternativa nel panorama nazionale e internazionale che abbiamo solo qui, brevemente accennato.